Però poi c'è un giorno in cui bisogna andare a votare, il popolo le cose le capisce, a volte fa finta di non capirle, però le capisce quando arriva il voto, poi ti sistemi i conti, la mia paura, no, Silvia non andare a votare, sarei mica amato andare al voto, diciamo che noi abbiamo ascoltato il parere della gente che non voleva andare a votare, sapendo che se qualcuno non mantenesse la parola, se non ci fossero i numeri, c'è sempre tempo a farlo, è evidente. Però per adesso io preferisco credere che abbiano capito la lezione e quindi i voti, i numeri non mancheranno, quindi potremo cambiare le cose, cambiare il paese tranquillamente. Diciamo che c'è un paese difficile a cambiare, l'hanno fatto come l'hanno fatto, c'è stata una bella riunione a Cortina d'Ampezzo dove hanno presentato un libro, vi prego di leggerlo, Il Regno del Nord, è la storia di Cavour, Cavour era un federalista, non si scrive, non si legge nei libri di scuola, perché i libri di scuola li hanno fatti quelli che non volevano far sapere le cose, ma non federalisti. Abbiamo fatto l'accordo con il re di Francia per cui l'Italia si trasformava in una confederazione nord-centro-sud, poi non si realizzò al nord, penso perché i piemontesi si trovarono davanti l'esercito austriaco che era molto forte nella battaglia di Novara, prima battaglia la persa Novara, e quindi cominciarono a pensare che era meglio puntare al sud dove nessuno aveva grandi eserciti.